Siamo nello studio dell'avvocato Innocenza Starace, unica manfredoniana candidata alle elezioni europee del 26 di maggio per la lista Europa Verde. Ciao Innocenza. Sì, buonasera, grazie di questa intervista, buonasera a tutti. Benissimo, Innocenza, come nasce la tua candidatura per Europa Verde? Nasce perché già da tempo, anche con Alfredo, abbiamo fatto questa scelta di aderire alla Federazione dei Verdi. Io sono coportavoce provinciale, sono stata chiamata e mi hanno chiesto di candidarmi. E quindi, per spirito di servizio ereditato dall'essere capo scout e da essere avvocato come te, no? Siamo chiamati, quindi non riusciamo a dire di no, ho fatto questa scelta. Ecco, dopo il 26 di maggio chiaramente vedremo il Parlamento europeo da chi sarà formato. Ovviamente noi speriamo che Europa Verde possa sedersi negli scranni del Parlamento europeo, me lo auguro ovviamente. I temi che Europa Verde intende comunque portare all'attenzione del Parlamento europeo quali sono? Il primo è quello, noi seguiamo un po' quello che è l'input che è stato dato da Greta, dal Papa nella sua enciclica, e quindi cerchiamo di diventare noi i politici di riferimento, perché è necessario che si sia attori in prima linea. Ovviamente quindi parliamo della tutela dell'ambiente, di trovare politiche e metodi per evitare l'inquinamento climatico che sta creando distruzione. E oltre i temi generici che comunque di cui mi sono comunque in qualche maniera appropriata, abbiamo poi l'intenzione e la volontà di essere portavoci di questo territorio che ho imparato a conoscere in tutte le sue problematiche. Ecco, in tutte le sue problematiche, tante le normative europee che a volte non si conciliano con le esigenze chiaramente dei cittadini italiani, in particolar modo dei pescatori italiani e degli agricoltori. So per certo che stasera avrai un incontro con queste due categorie, quella dei pescatori e quella degli agricoltori. Partendo da quella dei pescatori, vi sono chiaramente delle normative comunitarie che purtroppo non vengono recepite di buon grado dalla categoria dei pescatori. Mi riferisco alla licenza a punti per le imbarcazioni, che vorrebbero fosse abolita, comunque sia che sia applicata soltanto eventualmente al comandante della imbarcazione e non anche al motopeschereccio, perché questo significherebbe comunque che l'armatore o comunque il proprietario del motopeschereccio debba comunque pagare per delle infrazioni che vengono commesse da chi è alla guida dell'imbarcazione. Poi, tra le altre istanze dei pescatori di Manfredonia, le conosco perfettamente, vi sarebbe anche quella eventualmente di abolire il fermo pesca e di lavorare 3 giorni a settimana, ma anche modificare delle normative europee relative alla magliatura, alla grandezza delle maglie di pesca, che non sono compatibili con i fondali dell'Adriatico. Chiaramente sono normative che sono state recepite, emanate dal Parlamento europeo, ma che non hanno tenuto conto della peculiarità dei nostri fondali. Cosa porterai eventualmente in seno al Consiglio europeo, al Parlamento europeo? La voce dei pescatori è una voce importante, perché comunque sono i custodi del nostro mare e sono quelli che hanno il massimo interesse alla custodia del nostro mare. I temi che tu hai detto li ho anche seguiti a suo tempo come assessore, in particolare abbiamo fatto anche dei comunicati congiunti, delle richieste congiunte con tutti i sindaci presso la Regione Puglia, in particolare questo sulla magliatura, perché ricordo che appunto era stato fatto vedere come il tipo di maglia non era abbinabile al tipo di pesce che viene pescato nei nostri mari. Quindi dalla genericità è necessaria una specificità, però bisogna comprendere che ci deve essere la persona che conosce il territorio e che quindi diventi un punto di riferimento per il territorio. Ed è per questo che io spero che mi si dia fiducia in questo senso. Ma le problematiche del mare sono anche quelle relative alle plastiche. È un elemento che porterò ed è fondamentale. Mercoledì verrà Monica Frassoni, che è vi invito immediatamente ad essere presenti, e verrà proprio sono riuscita a portare sul posto la presidente dei parlamentari
parlamentari verdi, proprio per capire le problematiche del nostro territorio, in particolare quella della necessità di una caratterizzazione delle plastiche. Ecco, parlavo con alcuni comandanti di imbarcazioni, mi dicevano che addirittura per loro è anche difficile, alla luce della normativa europea, poter collaborare e quindi recuperare la plastica in mare e poi poterla smaltire. Infatti è questo uno dei punti cardine, siccome il codice è un codice europeo, quindi è necessario che sia data la caratterizzazione alla plastica per farla passare, quindi comunque dal rifiuto in genere che viene dal mare, per farla passare dal rifiuto speciale che ha un costo elevatissimo a invece un codice specifico che permetta lo smaltimento e che appunto, come dicevo prima, i pescatori possano essere i custodi del nostro mare. Ecco, oltre alla categoria dei pescatori, i Verdi si occupano anche degli agricoltori, che è una categoria ovviamente un perno della nostra economia, specie dell'economia di capitanata, che per tanti anni purtroppo è stata bistrattata, probabilmente dalla normativa comunitaria. Quali sono le iniziative a tutela di questa categoria? Sì, io su questo, diciamo, da sempre collaboriamo con Alfredo, che è stato consigliere comunale ed è agronomo, quindi una particolare, mi ha aiutato anche molto spesso a comprendere le... quindi vorrei che rispondesse lui. Fondamentalmente la nuova PAC deve tener conto della necessità di avere gli agricoltori sui territori e non lasciare solamente le grandi imprese che fanno solamente sfruttamento dei suoli e lasciano poco e niente sul territorio, per cui è fondamentale l'attenzione alla piccola impresa, piccola e media impresa in agricoltura, e questo lo possiamo fare se li aiutiamo, se incominciamo a disincentivare gli allevamenti super intensivi, se incominciamo a disincentivare l'agroindustria di rapina, se disincentiviamo e aiutiamo gli agricoltori a fare la loro filiera e riuscire a apprezzare i loro prodotti e non a svenderli alle industrie che poi prendono tutto il valore aggiunto sul prodotto lasciando le briciole agli agricoltori, che poi sono costretti a loro volta a far rimbalzare i loro problemi sui loro operai e quindi tutto il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti. È un tema quindi che parte dall'alto, parte molto dalla grande distribuzione organizzata e dalle agroindustrie su cui bisogna lavorare. E poi c'è il tema molto importante dei pesticidi e della valorizzazione ancora più del bio. Il bio è un settore importante che va mantenuto e valorizzato, e anche quella dell'agricoltura integrata, che deve essere assolutamente quasi obbligatoria secondo il nostro parere per riuscire ad avere i contributi PAC, cioè se non fai agricoltura integrata non dovresti proprio avere i contributi AGEA. In questo modo favoriremo la riduzione dell'uso di pesticidi. L'Italia è il secondo paese in Europa per uso di pesticidi per ettaro, soprattutto alcuni prodotti veramente pericolosi per la salute. Vi invito a andare su RaiPlay, guardatevi una puntata di Presa Diretta di febbraio, inizio di febbraio, in cui si parlava dei rapporti tra alcuni pesticidi e le malattie dello spettro autistico o altre malattie molto gravi del sistema nervoso. Quindi è importante tutelare la popolazione, sia quella addetta ai lavori dei campi, sia soprattutto le mamme e i bambini che sono nella condizione più pericolosa di venire a contatto con questi alimenti, e questo è quello che va fatto in maniera principale e prioritaria. Non è possibile che i nostri prodotti abbiano un'elevata qualità, ed è vero che l'Europa ha prodotti di elevata qualità, e poi invece dobbiamo far entrare prodotti di bassa qualità. Gli standard produttivi e qualitativi devono essere alti, dopodiché si ragiona sulle quote di ingresso e di uscita. È vero che gli accordi servono per poter anche esportare soprattutto i prodotti IGP, i nostri prodotti sono in Europa, quelli italiani sono quelli più diffusi, quelli più richiesti, però gli accordi non tutelano le contraffazioni, o meglio le imitazioni dei paesi con cui facciamo gli accordi. Il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone sono paesi dove si fanno le mozzarelle, che ovviamente non ha senso visto che non hanno alcun tipo di capacità, e le chiamano mozzarelle, invece non dovrebbe avere questo titolo. Questo è molto importante per la tutela del made in, quindi Italia ma in Europa in generale. Benissimo, chiudiamo questa intervista. Innocenza, perché dovrebbero votare Innocenza Starace?
Io ho accettato questa sfida perché sono convinta di essere una persona che studia, sono convinta di essere una persona che ama la nostra città, sono una cittadina di Manfredonia che ha, penso, sempre dimostrato di studiare e di essere competente. Quindi la mia competenza, la conoscenza di questo territorio, anche come avvocato che ho da tantissimi anni come te, quindi siamo persone abituate a parlare, ascoltare, può essere un modo per essere in prima linea un politico nel modo più nobile del termine. Benissimo, a questo punto non mi resta che farti un grosso in bocca al lupo, Innocenza. Grazie di avermi dato questa possibilità, grazie. Evviva il lupo.